Allora, buongiorno a tutti. Io sono Stefano Cristante, sono il presidente del corso di laurea in Scienze della Comunicazione e anche della laurea magistrale, del corso di magistrale in Comunicazione Pubblica, Economica e Istituzionale. Oggi ho il compito di illustrare, raccontare, narrare, chiacchierare con le persone che si sono collegate, che a quanto mi si dice sono già un bel numero. Per comunicarvi che cos'è il corso di laurea in Scienze della Comunicazione dell'Università del Salento. Allora, la prima notizia è che il corso esiste da 20 anni, quindi non siamo, nonostante il nome e certi riferimenti che vengono fatti ancora oggi nelle trasmissioni televisive di tipo talk show, eccetera, al corso di laurea in Scienze della Comunicazione come di un'invenzione recente. In realtà è un'invenzione che è stata partorita all'inizio del nuovo secolo, però già negli anni 90 del Novecento si chiacchierava della possibilità anche in Italia di avere i corsi di laurea in scienze della comunicazione che c'erano in Inghilterra, in Francia, in Germania, eccetera, ma in Italia sono arrivati in ritardo. Non sarà la prima né l'ultima volta che siamo in ritardo dal punto di vista didattico, però quando facciamo le cose in genere in Italia e abbiamo il tempo di poterle predisporre, le cose funzionano. Non è il mio un intervento di tipo, come dire, così, non voglio esagerare le cose, però un corso di laurea che è partito a Lecce nell'anno accademico 2000-2001, quindi stiamo parlando esattamente di 20 anni fa, ha avuto all'inizio una esplosione perché abbiamo avuto qualcosa come 560 studenti iscritti, evidentemente a testimonianza del fatto che nel territorio, che è una parola che mi sentirete usare abbastanza frequentemente, nel territorio c'era una domanda di formazione specifica che riguardava scienze della comunicazione. Avevamo un presidente che dedicava moltissimo tempo alla salute, alla buona salute del corso, che si chiamava Angelo Semeraro e che ci ha lasciato qualche anno fa, dopo essere andato in pensione. E quel corso è stato un corso fortemente caratterizzato dalla convergenza di saperi diversi, perché la comunicazione è un sapere, un blocco di saperi, un insieme di saperi del tutto interdisciplinare, obbligato alla interdisciplinarietà. La coerenza delle materie, delle discipline che noi insegniamo, si realizza pensando che la comunicazione è un piano composito, è un piano dove, diciamo, le capacità e le specializzazioni debbono convergere fino a generare un piano comune. Questo piano comune noi lo chiamiamo piano degli studi e più tardi vi sarà illustrato più nel dettaglio dal vicepresidente del nostro corso che si chiama professore Michele Romano e che insegna storia. Io invece insegno sociologia della comunicazione. Ci sono altri colleghi che insegnano materie di tipo filosofico, altri di tipo, diciamo così, più legate all'ambito della linguistica, della letteratura, eccetera. Siamo una tribù, diciamo, che nel corso del tempo ha trovato anche una certa affinità di tipo relazionale. Noi siamo contenti di lavorare per gli studenti che si iscrivono al nostro corso di laurea e cerchiamo di sopperire a quelle che sono mancanze, diciamo così, storiche nell'università italiana per quanto riguarda le discipline della comunicazione. Siamo un po' in ritardo per quanto riguarda laboratori, eccetera, ma poi vi spiego meglio perché quest'anno ci sono delle novità, questo che l'anno del ventennale ci sono delle novità interessanti, ma compensiamo con un'attenzione estrema alle necessità, ai desideri degli studenti che noi cerchiamo di esaudire nei limiti del possibile. Allora, cosa significa ragionare in termini di orientamento sulla comunicazione? Significa ragionare su un dato molto semplice da cui vorrei partire, e cioè che mentre nell'anno accademico scorso, il 2019-2020, avevamo all'incirca un centinaio di iscritti, di immatricolati, cioè di persone che si iscrivono per la prima volta all'università. Nell'anno accademico attuale, cioè 2020-2021,
siamo passati a 150, che è un risultato sorprendente dal punto di vista statistico ed è anche molto interessante dal punto di vista, diciamo così, in termini assoluti, cioè siamo un grosso corso di studio. Perché è successa questa, perché c'è stata questa occorrenza nuova? Cioè perché siamo passati da un centinaio di iscritti immatricolati a 150? Ci siamo ovviamente interrogati. Certo, noi abbiamo fatto i compiti a casa, nel senso che l'anno scorso abbiamo presentato 2 volte il corso online e abbiamo anche potuto approfittare di una iniziativa rivolta alla stampa e a quelli che si chiamano stakeholders, cioè alle aziende e alle istituzioni e alle associazioni locali che sono interessate alla didattica di Unisalento. E abbiamo fatto una conferenza stampa aperta anche a loro in cui abbiamo raccontato che cosa volevamo fare nel corso del nostro ventennale, come volevamo lanciare meglio la direzione strategica del corso di laurea in scienze della comunicazione. Quindi abbiamo fatto i compiti a casa, le cose sono uscite sui giornali, le cose sono state trasmesse anche, la conferenza stampa è stata amplificata anche dalle radio e dalle televisioni locali. Ma questo secondo me non spiega fino in fondo il successo che abbiamo avuto quest'anno. Io credo che ci sia qualcosa, sono un sociologo, quindi sono interessato alla dimensione, diciamo, così strategica dell'interazione sociale. E mi domando, la pandemia quanto c'entra con questa cosa? Cioè il fatto che siamo in qualche maniera a epicentro domestico da circa un anno può aver influito sulle iscrizioni al nostro corso di laurea e sulle immatricolazioni al nostro corso di laurea? Perché i ragazzi dei licei leccesi e salentini e anche di altre province e gli istituti tecnici, commerciali, eccetera, hanno così gli studenti che hanno avuto il diploma in un numero così copioso si sono rivolti a noi? Io credo perché c'è un'indicazione legata all'immaginario collettivo, che per noi, qualsiasi sia la nostra disciplina, è una espressione strategica. Immaginate il cloud di Google, per esempio. Immaginate una nuvola dove ci sono dentro tutti i riferimenti che ci consentono di essere esseri umani del XXI secolo, quindi, con una conoscenza della storia, ma anche con una conoscenza dello sport, del calcio in particolare, che è lo sport più popolare. Abbiamo dei gruppi musicali preferiti e ne conosciamo i nomi, sappiamo che esiste il Festival di Sanremo. Tutto questo è immaginario collettivo. Nell'immaginario collettivo dei giovani, diciottenni e diciannovenni, in particolare salentini, dell'anno scorso, evidentemente sono state pescate delle espressioni, delle parole, delle frasi, che hanno spinto a voler intraprendere prima, una ricerca su che cosa fosse il corso di laurea in scienze della comunicazione di Unisalento e poi un'iscrizione vera e propria, una immatricolazione. Io penso che ci sia dietro a questo pescaggio per noi molto positivo, evidentemente. Nell'immaginario collettivo giovanile ci sia in ballo il fatto che tutti abbiamo capito che senza la comunicazione, senza l'informazione, in un momento di rischio forte per una società, come quello legato alla diffusione pandemica, ma si potrebbero purtroppo fare tanti altri esempi. Pensiamo a cosa sta succedendo sul piano del riscaldamento, climatico, pensiamo a cosa sta succedendo sul piano dell'ecosistema, delle fratture che si riscontrano nell'ecosistema ambientale. Nei momenti di difficoltà, Homo sapiens, cioè tutti noi, ci rendiamo conto che la comunicazione è una nostra ancora di salvezza e che il collegamento tra di noi non si interrompe con la mancanza di frequentazione fisica, ma continua. Continua attraverso gli schermi, continua attraverso i telefonini, continua attraverso questa piattaforma Teams, continua attraverso i giornali online, continua attraverso i social network, ovviamente, eccetera, eccetera, eccetera. Io ritengo che l'attenzione che c'è stata da parte dei ragazzi, attraverso i social soprattutto, e attraverso anche la televisione, perché la televisione, molti miei colleghi
sociologi e psicologi sociali, eccetera, pensano che sia in crisi, ma in realtà la maggior parte delle opinioni, la maggior parte delle notizie, noi continuiamo a sentirle attraverso anche lo schermo televisivo. E nelle nostre case in genere c'è ormai più di uno schermo televisivo. E in molti nostri telefonini, attraverso i post su Facebook o su Instagram, eccetera, si veicolano comunque informazioni che hanno una provenienza audiovisiva, televisiva, anzi. Io penso che vedere i giornalisti nei loro studi spogli, vedere che comunque i servizi andavano avanti, vedere che comunque durante la pandemia e anche durante il lockdown, c'era una sorta di perenne diretta televisiva ha spinto molti giovani, molti ragazzi, molte ragazze a pensare che in effetti quella di comunicare è una vocazione, ma è anche una prospettiva più pratica. Significa poter pensare di trovare lavoro e poter pensare di trovare lavoro in un ambiente che forse viene immaginato troppo positivamente. Ma è un ambiente dove le cose si muovono di continuo, a differenza di altri settori, sia scientifici, sia imprenditoriali, sia economici, eccetera, che diciamo puntano su una sorta di stabilità, di perenne stabilità. Il nostro settore è un settore scomposto, è un settore che si muove sempre, perché noi alle fermate degli autobus, anche quando abbiamo a disposizione soltanto 1 minuto e mezzo, 2 minuti, accendiamo il telefonino. Perché andiamo subito su Facebook, i più anziani come me, oppure su Instagram, oppure su TikTok, eccetera? Perché? Perché lì succede sempre qualcosa. Arriva una notizia, arriva una comunicazione di un amico, di un'amica, arriva una immagine da guardare, arriva un filmato che non si conosceva da voler scrutare per un attimo, eccetera, eccetera, eccetera. Questo mondo è un mondo che ha delle regole, non è un mondo che si può affrontare con la superficialità delle chiacchiere da bar. Gli studenti di ingegneria, dopo il crollo di un ponte, come quello sfortunatissimo e catastrofico di Genova di qualche anno fa, probabilmente nei bar dell'università, chiacchieravano fra di loro e dicevano: ma com'è potuto succedere? No? Ed ecco che uno studente, magari con qualche esame già fatto, azzarda un'idea, dice qualcos'altro, un altro lo interrompe, eccetera. Se si parla di, non lo so, per esempio di un grave fatto di cronaca, per esempio un omicidio, e qui a Lecce ne abbiamo avuto uno particolarmente cruento, no? Negli ultimi mesi, gli studenti di sociologia o di criminologia, eccetera, parlano e dicono delle cose, diciamo, azzardano delle ipotesi basate anche sul loro carico di studio, sul loro carico didattico, su quello che hanno imparato, che stanno imparando. Quando c'è Sanremo e quando c'è una veicolazione enorme di una massa di comunicazioni intorno a Sanremo, gli studenti di scienze della comunicazione dovrebbero poter dire qualcosa di più degli altri studenti. Qual è lo specifico di uno studente di scienze della comunicazione? Perché di televisione sembra che tutti sappiano, come di calcio, no? Un paese di allenatori, forse un paese di esperti di televisione, di nuovi media, di internet, eccetera. Non è così. I nostri studenti imparano che ci sono dei luoghi comuni da sfatare. Per esempio, una cosa che vi sembrerà così, diciamo, difficile da digerire, è che in realtà c'è un modo di studiare comunicazione che in una prima fase può disinteressarsi dei contenuti. Può disinteressarsi dei contenuti perché, secondo quanto diceva il più grande mass mediologo mondiale del secolo precedente, del XX secolo, cioè Marshall McLuhan, il medium è il messaggio. Cioè il messaggio non è la notizia necessariamente, il messaggio è il mezzo che veicola la notizia. E per capire la notizia occorre capire la costituzione formale, tecnica, tecnologica, sociologica, psicologica dei diversi media. Per esempio noi crediamo di guardare la televisione, mentre invece assorbiamo i contenuti comunicativi della televisione attraverso una specie di corpo a corpo tra noi e i pixel della televisione. La televisione, molto più che vederla, noi la viviamo. Ecco, sono concetti come questi che
noi tendiamo a insegnare ai ragazzi del primo anno. E scusate, posso chiedere a Pina Marcelli se può chiudere il proprio schermo, per favore, perché mi distrae continuamente, se possibile. No, non è possibile. Va bene, mi interrompo un secondo e riprendo. Allora, diciamo, l'interesse che potete avere nei confronti del corso di laurea in Scienze della Comunicazione non si riduce però unicamente all'idea di imparare i fondamenti teorici e poi anche pratico-operativi del giornalismo. Non si chiama scienze giornalistiche, ammesso che possa mai esistere un'espressione di questo genere. Si chiama scienze della comunicazione perché noi non ci limitiamo a parlarvi di come si costruiscono le notizie e di come le notizie circolano nel mondo, ma anche come, diciamo, dietro alle notizie ci sia tutto un mondo di comunicazioni brulicanti che si muovono. Esistono gli uffici stampa, esistono gli spettacoli, esistono gli audiovisivi, esistono i lavori legati all'organizzazione di appuntamenti culturali che si sono cristallizzati terminologicamente con l'espressione eventi, che è un'espressione spesso un po' cialtrona, perché evento sembra anche la festina che si organizza in seconda liceo, un evento, quando invece noi abbiamo un'idea appunto di sistema comunicativo come una sorta di grande, diciamo, ambito che contiene elementi di riflessione sul mondo, la filosofia, elementi di organizzazione del discorso, la linguistica, le letterature, elementi di comprensione di chi abbiamo di fronte, perché nelle relazioni interpersonali, la componente psicologica è molto importante. E guardiamo ai media come un'organizzazione che vive dentro la nostra società e quindi dobbiamo conoscere anche la società. Ecco il perché l'importanza delle sociologie. Ed ecco perché ci sono anche altre discipline a composizione del vostro piano di studi, diciamo, istituzionale, che poi voi potrete in parte personalizzare. Ci sono discipline come narratologia oppure come lo studio delle lingue straniere. È difficile dimenticare che in una società come la nostra, fortemente accelerata, è essenziale poter disporre almeno della lingua inglese e noi speriamo in un prossimo futuro di rendere obbligatorio anche lo studio di un'altra lingua, in particolare dello spagnolo. Insomma, io potrei dirvi diverse cose, mi sono portato dietro alcuni amici, non so quanti si saranno riusciti a collegarsi, di sicuro vedo che si è collegato Emiliano Carico, che è un nostro studente che si è laureato alla laurea triennale e poi anche alla laurea, si chiamava all'epoca specialistica. Noi avevamo un'altra laurea in scrittura e giornalistiche, che appunto ha frequentato Emiliano e la sua generazione, la sua piccola generazione di studenti di scienze della comunicazione. Adesso abbiamo una laurea magistrale che presenteremo domani pomeriggio, per chi è interessato, si chiama Comunicazione, pubblica, economica e istituzionale. Allora, per spiegarmi meglio, quelli che ho invitato sono studenti laureati che vi possano dire, senza piaggerie, perché io li conosco e so che non sono bravi a mentire, raccontarvi come, iscrivendovi a Scienze della Comunicazione, voi fate una scelta diversa da tutte le altre e fate una scelta che quest'anno noi ci auguriamo di poter accompagnare con una offerta istituzionale, non soltanto di persone che vi parlano a lezione e con cui poi sosterrete degli esami. Tra di loro spesso questi docenti, cioè noi docenti, siamo amici e comunque tendiamo a collaborare, ma al di là di questo, quest'anno potremo offrirvi una radio, intanto una radio. Per il 2021 ci siamo impegnati a offrirvi una radio, nel senso di un laboratorio radiofonico che partirà a settembre e che potrà già diventare una palestra per provare a vedere che cosa sapete fare. Nei programmi non c'è soltanto lo speaker, non c'è soltanto colui che ha scritto dei testi o preso degli appunti per poi parlare in radio.
C'è anche il regista, c'è anche quello che si occupa, diciamo, dell'organizzazione degli appuntamenti, dei programmi radiofonici, c'è una direzione strategica, c'è chi fa le proposte, ci sono i collaboratori, insomma, è un mondo. Noi vogliamo sperimentare nel prossimo anno accademico questo tipo di nuovo asset, sapendo che puntiamo a qualcosa di ancora più forte nell'impatto, che è una web TV, di cui già disponiamo delle apparecchiature, eccetera, e dobbiamo semplicemente riuscire a confezionare una proposta anche logisticamente valida. Allora, per convincervi, o comunque per offrirvi degli argomenti, noi abbiamo non soltanto le mie parole e quelle dei miei ex studenti, oggi amici, che ho invitato, ma abbiamo anche delle prove documentali, audiovisive, la prima delle quali vi faccio vedere condividendo il mio schermo. Questo è lo spot di Emiliano Carico per presentare il corso di Scienze della Comunicazione l'anno scorso. Ve lo faccio rivedere perché non è invecchiato di un fotogramma. I may be talking about something that does not exist. Therefore, I'm free to say everything or nothing. The medium is the message, you see. There's a general tendency for the media, the disciplines to be breaking down, the lies to be breaking down. Soprattutto, però, sono venuti qui per prendere la penna in mano, il quaderno, il libro ed imparare insieme a me, insieme ai vostri maestri. È proprio il medium di massa in sé. Nel momento in cui qualcuno ci ascolta nel video, ha verso di noi un rapporto da inferiore a superiore. L'Italia è un paese di contemporanei, senza antenati né posteri, perché senza memoria. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto di inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana. But if you can't prove that a democracy is not hypocrisy, then don't put your hands on me. I consider that the flag of the United States not only a flag of a country, but is a... Julian Assange's long standoff with international authorities. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Come puoi tu, Adorno, che ti poni in questo atteggiamento nei confronti della televisione e dei mezzi di comunicazione di massa, non servirti poi di questi stessi mezzi? For the loser now will be later to win. For the times, they are a changer. They want safety air, safety cigarettes, safety cars and safety programming. Quel suo torbido, mi sono rimescolato, mi sono... I'm gonna show you how great I am. Allora, questo era quanto faceva con le immagini Emiliano Carico l'anno scorso. Ci sei, Emiliano? Si può dare la parola a Emiliano, per favore? Eccomi, eccomi. Ecco, vuoi dire qualcosa a commento di te stesso? Poco autoreferenziale. No, questo può essere, ammettiamo che sia stato fatto da un altro, altrimenti veramente, però è la dimostrazione di come si possa, di come si possano fondere diversi campi, no? La vocazione. Ecco, considerato proprio... che quelli che ci stanno ascoltando, quelli e quelle che ci stanno ascoltando, probabilmente non sono esperte come altri di comunicazione, che voci si sentivano, che facce si vedevano, di chi erano? Beh, erano studiosi che loro, che i ragazzi affronteranno, se dovessero iscriversi, affronteranno sicuramente il loro percorso di studi. Nomi e cognomi voglio. C'era Adorno, che può essere amato o meno, poi c'era McLuhan. Descrizione di Adorno. Scuola di Francoforte, in antitesi assoluta ad altre correnti come quelle di, per esempio, di McLuhan, citate da te poc'anzi, e precursore di questo ago epidermico, quindi diciamo di un'azione
massiccia, massiva sul tessuto sociale da parte dei media. Quindi intravedeva nel media, nei media, soprattutto nella televisione, Pasolini, immagino, no, per esempio. Perché Pasolini è interessante per chi studia comunicazione? Perché è stato uno dei rappresentanti italiani. Guarda in camera. Uno dei rappresentanti italiani, diciamo così, sicuramente sugli studi della comunicazione. Ci sono delle testimonianze ancora oggi su YouTube, qualora volessero accedere fisicamente, oltre ai libri. Pasolini, diciamo, aveva anche un approccio abbastanza critico nei confronti della televisione. In questo senso sposava delle teorie che erano quasi filo scuola di Francoforte, filo adorniane. Poi a questi... Non fai credere però che stiamo ragionando in termini di, diciamo, complessità da eruditi. In questo filmato c'erano anche Fantozzi, c'era anche Malcolm X, che è stato il leader delle Black Panthers americane. C'era la voce di Berlusconi in un intervento al Congresso degli Stati Uniti riunito per ascoltarlo. C'erano Andreotti e altri leader politici. C'era Paperino. Paperino è un personaggio, Donald Duck è un personaggio fondamentale delle comunicazioni di massa del XX secolo. C'era un film di Peter Weir, mi pare, o comunque un film importantissimo come io non ricordo mai i titoli dei film, come quello che chiude il filmato, no? Quel film con James Carey, l'attore americano, al centro di un film in cui lui è ripreso dalla televisione 24 ore su 24 ed è motivo, diciamo, di conversazione abituale, oltre che di osservazione da parte degli altri esseri umani. Lui non sa di essere al centro esatto di una commedia di cui lui è protagonista, no? Passare dall'inconsapevolezza della televisione, passare dalla brutalità del rapporto con il telecomando, che sembra importante quanto il biberon per i bambini che nascono dopo il boom economico in Italia e nel mondo, quando invece dobbiamo abituarci ad avere un rapporto, io odio la parola critico perché mi sembra proprio di una banalità sconcertante, ma un rapporto, diciamo, attento, perché le nostre opinioni si formano anche e soprattutto nel rapporto con gli altri, ma nel rapporto con gli altri è scritto anche il rapporto che noi abbiamo con i mezzi di comunicazione. Se tu dovessi dire a uno studente che sta pensando a cosa iscriversi all'università, quali sarebbero i vantaggi di iscriversi a Scienze della Comunicazione, che gli diresti? Ah, io ricordo che si abusava ai tempi, non so se si fa ancora, della parola orientamento. Corsi di orientamento, cioè orientarsi verso qualcosa, come un'attitudine attiva verso una passività. Invece non si parla mai del disorientamento, cioè si include la parola disorientare o il verbo disorientare all'interno di una sfera passiva, come ad esempio uno smarrimento dei sensi, un'assunzione di sostanze alcoliche o droganti, che ci fa perdere la bussola orientativa. Invece disorientare dovrebbe essere riletto come verbo in una formula attiva, cioè disorientare significa avere a disposizione una gamma, una visione e quindi una difficoltà, darsi una difficoltà di interpretazione della realtà. Quando io avevo i miei coetanei che si iscrivevano a medicina, ingegneria, a giurisprudenza, io li invidiavo perché avevano una prospettiva, beati loro. Io a Malavera c'è adesso una prospettiva, questa non, ripeto, non è una diciamo così, non vuole essere una mia prospettiva, diciamo così, distruttrice o distruttiva, è un approccio verso il sapere, l'iscriversi a Scienze della Comunicazione, dinamico, una continua evoluzione, cioè uno spettro, una gamma del sapere che ti permette di avere delle competenze e peculiarità culturali, tecniche, dialogiche e comunicative. In questo spettro, mentre tu stai studiando qualcosa, hai l'opportunità di maturare
ciò che stai studiando e quindi di maturare anche la consapevolezza di ciò che vuoi fare e ciò che vuoi essere. Nel momento in cui ti iscrivi a medicina raramente può interessarti di giardinaggio, però se non hai ancora in te la consapevolezza di aver maturato un'identità e Dio ti benedica per questo, perché solitamente sono le persone più interessanti, è probabile che durante il tuo percorso di studi la tua vocazione giornalistica si possa trasformare, assumendo e assorbendo dei contenuti e delle tecniche, in una vocazione per esempio registica, oppure in un altro tipo di vocazione, una vocazione da ufficio, da responsabile di ufficio stampa. Un'organizzazione, no? Della comunicazione. Non soltanto mestieri creativi puri, ma anche mestieri che hanno a che fare con il perfezionamento delle relazioni che si presentano spesso farraginose nella nostra società, no? Accedere a un'informazione. Come si fa oggi a sapere? Basta andare su internet? No, bisogna sapere andare su internet, perché altrimenti la folla di idiozie che viene fuori può soffocarti. Noi insegniamo a fare anche questo, diciamo. Però Emiliano ha detto un sacco di cose. Vorrei sapere se c'è fra di noi Michele Romano, il mio collega, nonché vicepresidente del corso, per chiedergli se può illustrare il programma degli studi in maniera rapida, come sa fare lui, ma ficcante. Pina, ti risulta che ci sia Michele Romano? Ho provato adesso a fare un attimo un invio, se un invito. Allora, io lo sto chiamando. Con la chiamata in corso, infatti. Vabbè, e invece c'è, siamo riusciti a far collegare Katia Perrone e Valentina Murieri? No, prof, nessuna delle due. Allora, questo perché le nostre piattaforme sono rigide e non consentono un accesso con la modalità live, non, che è quella che, sì, stiamo ci sono. Che è quella che stiamo utilizzando adesso per l'arrivo di altri ospiti. Comunque non sono in grado di parlare al posto loro, ma il fatto che a distanza di tanti anni dalla laurea questi ex studenti ormai appunto laureati e professionisti, Emiliano nell'audiovisivo, Valentina Murrieri che è una giornalista della Gazzetta e anche una giornalista di Lecce Prima nel mondo appunto del giornalismo, e Katia Perrone che è una freelance che lavora molto per servizi televisivi, stanno a dimostrare che insomma continuiamo a sentirci con loro, perché continuiamo a sentirci con loro anche se sono già laureati, perché diventano spesso dei nostri collaboratori, o noi diventiamo come corso di laurea dei collaboratori, forniamo informazioni, siamo delle fonti per i loro servizi e per le loro cose. Vorrei mostrarvi, prova a ricondividere lo schermo, vorrei mostrarvi un altro video, adesso tolgo quello di prima, che ha fatto sempre Emiliano, questa volta sulla base di una sollecitazione che è venuta dall'Università del Salento. Scusi prof, c'è il professore Romano in linea, se vuole. Però c'è qualcuno che ha il microfono aperto, perché io sto sentendo molto male. Michele, spegni il microfono un attimo, per favore. Allora, vi faccio vedere questo video e poi do la parola a Michele Romano per illustrare il nostro piano degli studi. Allora, sto condividendo.
Eccoci qua di nuovo. Dunque, Michele Romano è il vicepresidente del corso e diciamo gli ho chiesto di voler cortesemente aiutarmi illustrando nel modo meno burocratico possibile quali discipline ci sono organizzate anno per anno nel nostro corso di laurea. Prego Michele. Ok, benissimo. Allora, buongiorno a tutti. Scusate, ma c'era un problema, non riuscivo a chiudere la parte live di questo incontro. Allora cercherò di essere davvero molto sintetico. Intanto, se Pina mi autorizza, io condivido lo schermo. Sì, può farlo tranquillamente, appena io lo vedo lo mando in streaming. Allora, io adesso provo a collegarmi, ti mando soltanto la proiezione delle slide in modo che sia più semplice seguire il contenuto di ciò che sto appunto illustrare. Adesso lo dovresti vedere, Pina. Si vede perfettamente, vai Michele. Sì, sì, lo sto mandando in streaming. Okay. Allora, per quanto riguarda, non ho il controllo però, Pina, non so perché. Ok, è andato. Allora, per quanto riguarda il corso di scienza della comunicazione, e come potete vedere, qui ci sono quattro punti che davvero lo sintetizzano, ma sono punti sui quali non mi soffermerei molto, cioè soprattutto la prima parte, l'erogazione in modalità... No, direi di no, anche perché ci abbiamo un quarto d'ora scarso, Michele. Allora, per quanto riguarda appunto la formazione, potete vedere, insomma, multidisciplinare, come si dice in termini tecnici, tecnico-didattici direi, però insomma qui potete vedere elencate tutte le varie discipline. Per quanto riguarda invece le questioni che possono interessarvi maggiormente, la modalità di ammissione alle conoscenze richieste. Allora, la cosa fondamentale è naturalmente il diploma di scuola secondaria superiore o il titolo equipollente e poi una prova d'accesso che, ci terrei a specificare, non ha un carattere selettivo ma valutativo della preparazione iniziale. Vedete qui elencate quali sono insomma le abilità che bisogna possedere per poter avere accesso al nostro corso e nel caso in cui malauguratamente insomma l'esito dovesse essere negativo, questo non comporterebbe un grosso problema perché c'è la possibilità di recuperare queste carenze, diciamo, attraverso quelli che noi chiamiamo obblighi formativi aggiuntivi che si soddisfano poi in sede d'esame. Per quanto riguarda il numero insomma di studenti, di iscrizioni ammesse, come vedete sono 300, che è un numero massimo stabilito dalla normativa vigente. Il percorso formativo. Allora qui vedete il quadro generale dei tre anni con l'elencazione di quelle che sono le materie obbligatorie e tra le quali, per esempio, nel primo anno c'è anche la possibilità di scegliere per 6 crediti formativi universitari. Che cos'è il CFU? Questa sigla significa credito formativo universitario. C'è qualcosa che non va, Pina? Scusami. No, vai Michele, vai. Credito formativo universitario, che significa, detto in termini diciamo quantitativi, non qualitativi, un credito formativo universitario è costituito da un certo numero di ore di lezione frontale, nel nostro caso sono 5, un certo numero di ore di studio individuale, che sono 25 ore, quindi diciamo in maniera molto generale, un certo numero di pagine da studiare. Quindi nel primo anno è prevista obbligatoriamente la scelta di un insegnamento che vale 6 crediti formativi tra quei 3 che vedete elencati. Poi segue il secondo anno, il terzo anno, nel terzo anno ritorna l'obbligatoria scelta. Ma insomma non mi soffermo sul quadro del percorso di studi, anche perché è liberamente consultabile sulla pagina web del nostro Ateneo, nello specifico del nostro corso di laurea. La cosa cui già il professor Cristante peraltro è intervenuto è il rafforzamento di questa offerta formativa attraverso la creazione
di strutture laboratoriali, come nel caso del laboratorio interdipartimentale di ricerca sulla comunicazione radiofonica digitale, che contiene al suo interno una web radio istituzionale e si completerà poi col progetto di web TV. Andando avanti, quindi questo è il percorso formativo. Quali sono gli sbocchi professionali e gli sbocchi occupazionali? In questo caso il riferimento è oggettivamente stringente, nel senso che come dire, si riconnette a quelle che sono le codifiche Istat in termini di percorsi professionalizzanti. Come vedete, sono qui sintetizzati fondamentalmente, ma non è solo questo, sono soltanto questo a titolo esemplificativo. Da scienze della comunicazione si esce come tecnico della pubblicità, si può uscire come tecnico della pubblicità, trovare lavoro come tecnico della pubblicità, come tecnico web, oppure come organizzatore di fiere, esposizioni, di eventi culturali e tant'altro ancora. Non mi soffermo su questo per dare poi la possibilità poi di interagire con noi per ulteriori informazioni. Dunque, quali sarebbero i motivi, quattro buoni motivi per iscriversi? Beh, io direi che al primo punto il fatto che comunicare in modo efficace, in prospettiva occupazionale, è ormai un prerequisito fondamentale per realizzarci nella società. Secondo, la scienza della comunicazione ci dà la possibilità di riconoscere in maniera critica, scientifica, qualsiasi forma o metodo della comunicazione contemporanea. Però ecco, c'è anche questo terzo punto, che scienza della comunicazione insegnerà agli studenti a riconoscere il funzionamento delle pubblicità, della comunicazione sociale e politica, dei media tradizionali e nuovi. Sono cose che ha già detto il professor Cristante. Ma il quarto punto che mi pare particolarmente interessante è che lo studente di scienze della comunicazione si impossesserà in qualche modo dell'uso dei media digitali, potrà capire come lanciare sul mercato una nuova GRIF, un marchio, un prodotto, e soprattutto saprà come comunicare in modo strategico per guadagnarsi un vantaggio, come si dice in termini, utilizzando insomma una terminologia economicistica, un vantaggio competitivo. Solo per chiudere, una brevissima considerazione conclusiva. Il corso di laurea in scienza della comunicazione non insegna solo come dire, a padroneggiare gli strumenti e le tecniche comunicative del presente. Ora, io direi che offre quella che potremmo definire una sorta di forma mentis, no? Per riconoscere quelli che sono gli oggetti del futuro, per essere sempre all'avanguardia, perché insomma vale la pena di ricordare che in fondo la comunicazione è essa stessa un fenomeno in quotidiano e progressivo cambiamento, come ci spiegava il professor Cristante. Quindi saper riconoscere, seguire e in qualche modo anticipare questo cambiamento è davvero una prospettiva molto, molto suggestiva. Grazie. Grazie mille a Michele. Allora, in maniera, diciamo così, un po' artigianale, adesso cerco di farvi parlare con Valentina Murrieri, che come vedete è qui. Io non so se riuscirò a stare fermo in questa posizione per molto, ma comunque vorrei chiedere a Valentina di dirci qualcosa su come ha influito il corso di laurea in scienze della comunicazione nella sua vita professionale, aspettandomi una risposta positiva, possibilmente. Vai Vale, poi... Innanzitutto, e spero mi sentiate perché sono connessa da un telefonino a proposito di comunicazione. Spero mi sentiate. Sì, sì, ti sentiamo. Perfetto. Quindi io mi sono un po', per questioni tecnologiche, mi sono un po' perso tutto l'incontro che c'è stato prima di questa mia connessione, però mi riallaccio a quanto detto poco fa
del precedente relatore, dal professor Romano. La forma sì, il professor Romano, che giustamente ha parlato di, al di là delle tecniche, cioè la questione principale che io mi sono ritrovata come sorta di tesoretto mio formativo è proprio quello relativo alla forma mentis. A parte che anche tecnicamente la mia esperienza di scienze della comunicazione, quindi parliamo del secondo anno dell'istituzione del corso di laurea triennale, quindi era l'anno accademico 2001-2002 mi pare, quindi è stato un bel po' di tempo. Sì, d'accordo, anche la tecnica poi me la sono ritrovata, perché comunque ho iniziato a lavorare per Lecce Prima, quindi una testata online 10 anni fa, e lì per esempio si utilizzava il linguaggio HTML, cosa che adesso non sapremmo neanche che cosa sia, però era fondamentale e io ho vissuto in un certo senso di rendita grazie a quello. E a proposito di quanto detto poco fa sulla forma mentis dal professor Romano, un altro aspetto per esempio che è stato assolutamente totalizzante, formativo, è un laboratorio che ha tenuto proprio il professor Cristante, in cui era stato istituito l'osservatorio politico, cioè di monitoraggio delle campagne elettorali sui quotidiani nazionali e locali. Anche quello è una sorta di eredità che io mi porto in maniera, cioè dal punto di vista formativo, perché tutte le volte che devo titolare oppure criticamente leggere quotidiani nazionali o locali, chiaramente tutto quel bagaglio poi ritorna ed è condizionante nel bene o nel male. Senti un po', com'è cambiata, tu ormai sono più di 10 anni che fai la giornalista, come sta cambiando la professione nell'ultimo periodo, lasciando perdere per un attimo tutte le questioni legate al precariato e alla difficoltà economica, dal punto di vista organizzativo proprio, come sta cambiando, se tu dovessi spiegarlo a un ragazzo di 17 o 18 anni? Vabbè, al di là del giornalismo web, che comunque soppiante media tradizionale, per cui che sia un'emittente televisiva, che sia un'emittente radiofonica, comunque l'interfaccia web è necessaria, ma questo è retorica, sono cose dette arcidette. Però più che quello, io punterei lo zoom molto sui social media, perché questo per esempio è un limite che sto pagando personalmente, ma questo non ha a che fare con la mia formazione in scienza della comunicazione qui a Unisalento, che tra l'altro è stata anche riconosciuta nei miei percorsi successivi in altri atenei come prestigiosa, ma ha a che fare con lo spirito dei tempi. Chiaramente adesso essere giornalisti, ma come comunicatori, realizzatori di cortometraggi o di filmati, non può prescindere dall'utilizzo dei social media. È ovvio anche un po' quello che sto dicendo, però è questo. Poi cambia chiaramente la struttura, proprio redazionale in termini quantitativi, perché vengono meno quelle redazioni corpose composte da tantissimi dipendenti, collaboratori e redattori di un tempo, per cui paradossalmente in un'epoca in cui magari accademicamente si va verso un'iperspecializzazione, si è invece chiamati ad essere multitasking, come si suol dire adesso, quindi non soltanto bisogna essere sul pezzo dal punto di vista dei social media, ma bisogna essere anche sul pezzo sul trattare i temi più disparati. Cioè io vedo personalmente, un mio punto di vista, delle falle per esempio che restano dal punto di vista della comunicazione ambientale, scientifica, che lo abbiamo visto anche durante la pandemia. Cioè l'analisi dei dati, ok, però poi bisogna avere anche una lettura proprio di tipo, una capacità di divulgazione di tipo proprio scientifico. Del resto la comunicazione viene anche ormai in moduli di comunicazione, vengono inseriti anche in corsi di laurea interdisciplinari che hanno a che fare per esempio con il management dell'economia sanitaria o queste nuove facoltà. Certo. Quindi non si può prescindere, cioè è vero che sì, andiamo verso un giornalismo e una comunicazione in generale più disintermediata, ma di contro è anche più ipermediatica. Quindi non si può prescindere, quindi siamo chiamati a una formazione a 360 gradi. Io ho tirato in ballo la questione ambientale perché guardandoci un po' l'ombelico, senza andare un po' troppo sul teorico, ma pragmaticamente qui abbiamo affrontato questioni come l'avvertenza TAP, per esempio, ma soprattutto la questione Xylella.
è stato veramente un momento di caos magmatico in cui, secondo me, neppure i giornalisti ci hanno capito granché. Quindi la comunicazione è stata assolutamente caotica e dal punto di vista della lettura dei dati e dal punto di vista proprio della lettura critica degli eventi e dal punto di vista delle fonti e delle fake news. Bene, benissimo. Ti ringrazio Valentina, grazie. Grazie a voi. Ciao, a presto. Ecco, abbiamo risolto in questa maniera, mi sembra che Valentina sia stata molto chiara. C'è bisogno di recuperare anche sul piano della comunicazione scientifica e di questo sarà uno dei nostri prossimi obiettivi didattici. Io vorrei sapere se posso provare a chiamare anche Katia Perrone, così completiamo gli inviti, rispettiamo anzi la promessa fatta, vediamo. Vediamo un po'. Dopodiché chiuderei perché siamo già arrivati alle 11. Katia, ciao. Mi senti? Sì, mi vedete? No. Sì, 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 adesso ti vedo, però c'è scritto la fotocamera è disattivata. Adesso no, adesso va bene. Ok, questa è un'altra nostra laureata, si chiama Katia Perrone e fa la giornalista, però è una giornalista, diciamo, c'era un film famoso con un'attrice italiana che la chiamava la ragazza con la pistola, invece tu sei la ragazza con il cellulare, no? Cosa fai col cellulare? Esattamente, perché bisogna la comunicazione, oltre, io mi presento, sono una giornalista di Radio Norma TV, quindi da ex studente di scienze della comunicazione. Stefano si sente molto male però e dovresti avvicinare. Sì, però è lo stesso volume che avevo prima. Prova Katia, parla pure. Sì, mi sentite adesso meglio? Sì. Ok, quindi dicevo da ex studente di scienze della comunicazione. E ovviamente non posso che dire ai futuri studenti che il bagaglio che ci si porta dietro dopo una laurea in scienza della comunicazione sicuramente è spendibile nel nostro settore per chi ama questo lavoro, per chi ha questa passione e per chi vuole comunicare eventi, perché in realtà noi, come diceva il professore Cristante, lavoriamo tantissimo, io lavoro tantissimo con il cellulare e comunichiamo in diretta, può capitare eventi e fatti storici, e questo penso sia una delle cose più belle del nostro lavoro. Noi siamo parte integrante della storia e allo stesso momento la raccontiamo ad altri. E come diceva Valentina, ci sono ancora determinati eventi qui sul nostro territorio. Lei ha raccontato, oltre a raccontare tantissimo la cronaca, come faccio anch'io, ci capita di raccontare gli eventi di tutto quello che è stato e che ancora non abbiamo compreso bene, la questione TAP, la questione Xylella, ma abbiamo raccontato anche quello che sta accadendo da un anno a questa parte, abbiamo raccontato la pandemia e io personalmente con un cellulare, quindi la comunicazione adesso si è, i comunicatori si sono adeguati e comunicano anche con i mezzi semplici come può essere un cellulare, un microfono, quello che accade giorno per giorno, raccontiamo veramente la realtà e stiamo raccontando la storia e ci siamo emozionati come tanti colleghi all'arrivo dei primi vaccini, delle prime somministrazioni. E raccontiamo purtroppo ancora quello che non va proprio in questo periodo così, così particolare. E quindi un consiglio che posso magari dare ai futuri studenti è questo, che di sicuramente individuare qual è la propria passione e individuare un settore specifico e poi appassionarsi a quello e raccontarlo nel migliore dei modi
utilizzando tutto quello che il corso di scienza della comunicazione può dare, e dà tantissimo. Io durante quegli anni mi sono ritrovata da studente ad incontrare dei colleghi che sono stati docenti in quel corso, ma allo stesso tempo sono stata anche una tutor, perché poi ho anche svolto la mia professione in una TV locale. Quindi mi sono ritrovata con degli studenti, sempre del corso di scienza della comunicazione, a dover fornire a loro tutti gli strumenti di chi lavora realmente sul campo giorno per giorno. Grazie tante, Katia, molto gentile. A presto. Ciao. Ciao. Allora, abbiamo finito. Io vorrei lasciarvi con un altro video che noi troviamo su il nostro portale, a cui ci dovremmo tutti abituare. Naturalmente non soltanto gli studenti, ma anche noi docenti, e cioè Unisalento, salento.it. Ecco, questo è il nostro portale, che adesso condivido lo schermo, naturalmente. E questa è una faccia nota, no? Questo è Massimo Cannoletta, il campione dell'Eredità, che ci ha regalato alcuni video girati da Emiliano Carico. Adesso ve lo faccio vedere e vi lascio con questo. Siamo al Museo Papirologico dell'Università del Salento, a Lecce. Qui è possibile ammirare dei papiri egiziani originali che il professor Capasso, fondatore del museo, ha acquistato sul mercato antiquario. Questo è un papiro che è stato carbonizzato in laboratorio per riprodurre i famosi papiri ercolanesi, cioè dei papiri che sono stati recuperati durante gli scavi in una villa di Ercolano e che si sono conservati nei secoli sotto la cenere e il materiale piroclastico dell'eruzione del Vesuvio che distrusse anche Pompei. Essendo carbonizzati, i papiri hanno sempre rappresentato una grande sfida per i papirologi. La grande sfida era riuscire ad aprirli per leggerli senza sbriciolarli, senza distruggerli. Il primo metodo che è stato escogitato per riuscire a srotolare il papiro senza comprometterne la leggibilità è la cosiddetta scorzatura, e consisteva nel tagliare in due il rotolo del papiro e svuotarlo lentamente, con delicatezza, all'interno. Però alla fine ci si rese conto che questo metodo finiva col distruggere il papiro, quindi non andava bene. Il secondo metodo venne ideato da un personaggio straordinario, il principe Raimondo di Sangro, principe di San Severo, il padre della straordinaria Cappella San Severo a Napoli, per intenderci la cappella con il Cristo velato. Il principe pensava che bastasse versare del metallo liquido, quindi il mercurio, tra i fogli affinché i fogli si separassero, ma anche questo metodo non funzionò. L'invenzione con la quale finalmente si riuscì a srotolare i papiri senza distruggerli è questa straordinaria macchina. Qui nel museo c'è una riproduzione della macchina inventata da padre Antonio Piaggio nel 1753. Il papiro viene adagiato su uno strato di cotone e al lembo esterno del rotolo vengono incollati dei fili di seta. I fili di seta, vedete, sono agganciati a degli uncini in alto e attraverso queste manopole lentamente i fili si sollevano e, sollevandosi, srotolano delicatamente il papiro. Questa macchina è il gioiello del museo, ma qui c'è tanto altro da fare e da vedere. Ci sono i papiri originali egiziani, ma soprattutto è possibile compiere un viaggio nella storia della scrittura e della lettura del mondo antico. Quindi il Museo Papirologico di Lecce vi aspetta.
Eccoci qua. Vi saluto, grazie a Michele Romano per avermi aiutato, grazie a Emiliano Carico, grazie a Katia Perrone e a Valentina Murrieri, nonché a Renzo Rucco e a Pina Marcelli, che è stata gentilissima, e anche a Flavio Di Pietrangelo. Grazie mille e se volete iscrivetevi. Arrivederci.